Sughero e vetro. Vi spieghiamo tutti gli accorgimenti che Portocork Italia adotta per fornire al proprio cliente un tappo su misura per la sua bottiglia. Come viene scelto un tappo ideale per la bottiglia che usa il nostro cliente? Portocork Italia prevede un'assistenza preventiva, ovvero fin dalla prima fase in cui il cliente decide di scegliere una chiusura in sughero per chiudere il proprio vino. Viene fatta una misurazione della bottiglia e con questa misurazione è possibile infatti vedere se la bottiglia è un cilindro perfetto, se svasa oppure se ha delle deformazioni. A seguito della misurazione viene redatto un report tecnico che viene condiviso con il cliente in modo tale da trasmettere eventuali criticità al fine di evitare problematiche in fase di tappatura o, ancora peggio, in fase di conservazione del vino. Ora come ora, possiamo partire con il test. Posizioniamo la bottiglia nel verso in cui c'è l'aggiunzione delle due parti della bottiglia che guardino l'operatore, in modo tale da avere una misurazione ortogonale. E adesso si inizia a regolare. Si colloca lo strumento a raso bocca. E adesso lo strumento misura per tutta la lunghezza da raso bocca fino a 45 mm di profondità come è fatta la bottiglia. È un test rapido che ci permette effettivamente di vedere se la bottiglia ha delle deformazioni, se è regolare, se è effettivamente un cilindro più o meno perfetto. A questo punto si gira la bottiglia e si rifà la stessa operazione in modo tale da avere effettivamente la copertura di tutto. Oltre ad avere la misurazione di tutta la profondità della bottiglia, permette comunque di dare anche una evidenza grafica di eventuali deformazioni della bottiglia. Oltre a verificare il profilo della bottiglia, è necessario comunque valutare altri aspetti, quali sono la modalità di utilizzo, ovvero se le bottiglie vengono stoccate in orizzontale o in verticale, il mercato di destinazione, il tempo di utilizzo o shelf life del prodotto. Questi aspetti sono aspetti che sono richiesti al cliente insieme a un'adeguata campionatura delle bottiglie. Perché all'interno di uno stesso lotto di bottiglie ci possono essere anche bottiglie con minime variazioni e quindi avendo un campione più vasto è possibile dare un'indicazione più precisa e attendibile al nostro cliente. La scelta del tappo quindi è il risultato della valutazione di molteplici fattori che vengono condivisi con il cliente. Quindi non diamo assistenza tecnica solo in fase di vendita. Ci preoccupiamo di testare preventivamente le bottiglie in modo tale da consigliare il tappo di sughero che rispetti le caratteristiche del vino.